Meraviglioso, meraviglioso, superiore a quello che potesse essere l'immaginazione, e poi con la voglia di poter approfondire la conoscenza, perché qui c'è tutta la cultura d'Italia, e quindi è quello che affascina. Fortunata sotto un certo aspetto, sorprendente per altri, anche per me, bella, bella senza dubbio. Non posso ritenerla faticosa perché le fatiche sono altre nella vita di altri, però certamente impegnative. La famiglia è certamente fondamentale in tutto questo, tutte le famiglie, la famiglia mia originale sia la famiglia che poi mi sono creato, ci siamo creati con mia moglie, quindi sinceramente quella originale per dovuta all'immensa devozione e ammirazione che abbiamo avuto sempre nei confronti di mio padre, e che è una persona straordinaria, fuori dalla normalità, genio, di una grande umanità, di una grande generosità, di una grande creatività, e quindi persona che a noi, senza doverci fare delle spiegazioni, ci ha insegnato a capire il mondo, insomma. E se poi dopo siamo stati capaci, non so, averlo capito, però ce l'ha insegnato. E lui è stato il fulcro della famiglia, lui e mia madre, donna spiritosissima e simpaticissima, oltre che innamorata persa di mio padre, e quindi come tale ci ha sempre anche portato lei a vederlo come qualche cosa di meraviglioso. Da lì è nato tutto, da lì è nato il nostro piacere del lavoro che abbiamo affrontato assieme a lui, il fascino di questo lavoro, che poi è un mestiere rischioso, un mestiere interessantissimo, che adesso sempre di più va a spegnersi, in futuro andrà a spegnersi a fronte di nuove fonti di energia, e quindi la famiglia è stata fondamentale. Il senso del dovere, guarda, niente di più che quello, cioè il senso del dovere di attaccamento alle persone, come quando uno dice che è innamorato di una città, è innamorato delle persone, alle persone di quella città. Così in un'azienda non sei innamorato dell'azienda di per sé, come fatto teorico, ma sei innamorato delle persone, vuoi bene alle persone che lavorano all'interno e a quelle che hanno lavorato. E quindi come tale qui c'è un legame molto forte in SALS, che è dimostrato costantemente dalle persone che ci lavorano dentro, con gesti di affetto e di simpatia e di fiducia nei confronti di noi che abbiamo l'obbligo e il piacere di dirigere. E quindi questo è uno scambio di sentimenti che sembra nell'industria una cosa da poco, invece è fondamentale anche nel prendere le decisioni progettuali per il futuro della società. Quindi lì con Sara stiamo cercando sempre di essere all'altezza della situazione, essendo un centro energetico, e come tale quindi stiamo vedendo di adattarci sempre di più e forse di avanzare, di arrivare bene e per primi a determinate soluzioni di carattere energetico nuovo che siano più vicine a quelle esigenze, alle esigenze del clima e della vita di tutti. Ecco, l'Inter è un innamoramento, cioè l'Inter fa parte come prima sempre di qualche cosa che avevo vissuto da ragazzo con mio padre e che avevamo vissuto tutta la famiglia, e quindi era rimasto nel cuore quando c'è stata poi un'occasione, un'opportunità o forse neanche cercata, ma è arrivata, insomma mi è arrivata addosso, va bene, ho colta, devo essere sincero che non so se con coraggio o in coscienza, perché poi di per sé non capivo perfettamente quale fosse la portata di questa cosa. È una portata però che insomma, ho sempre letto bene, perché forse per l'esperienza che ho avuto, che mi ero fatto da ragazzo, l'ho sempre visto come qualcosa di possibile, di accettabile, di bello, non mi ha mai spaventato. E questo mi ha messo in condizione di avere sempre questa speranza dentro e anche magari per tanti anni abbiamo avuto delle barriere che ci impedissero di avere dei risultati positivi, e invece mi è sempre rimasta dentro questa costanza di ricerca del risultato, perché la gente aveva bisogno di avere una soddisfazione, una felicità, che poi
la fortuna ha voluto che raggiungessimo. In questo momento il calcio è soprattutto comunicazione e quindi come tale l'innovazione di chi riesce ad avere una comunicazione vincente è importante. Adesso è molto più di prima figlio però dell'economia del calcio, della finanza soprattutto. E quindi quello che è importante è che la finanza possa suscitare lo stesso fascino che prima suscitava, insomma, la famiglia piuttosto che il gruppo che si interessava, perché c'era un sentimento che adesso è difficile trovare, o almeno la gente fa fatica a trovare in mezzo a questi tipi di iniziative, che sono più, insomma, di Stato, cioè qualche cosa per cui adesso l'Arabia Saudita che si è lanciata in questi nuovi investimenti, è qualche cosa che spacca il calcio sotto il profilo economico, ma mette in condizioni però di far crescere un paese. E quindi la sua utilità al calcio la dà, poi bisogna vedere se è la strada giusta. Io credo che sia la partecipazione alla vita degli altri, insomma, normale. Insomma. Io credo che sia un industriale, già partecipa alla vita degli altri con l'industria, ma insomma ti guardi in giro e costantemente sai che tu, chiunque altro ha bisogno, c'è chi di sentimenti, c'è chi, e quasi tutti invece hanno bisogno di aiuto economico. E quindi devi essere pronto a capire questa situazione e intervenire dove è necessario intervenire. Ti senti sempre in ritardo su questo perché chiaramente è tantissimo quello di cui il mondo ha bisogno e la gente ha bisogno e quindi quel poco che fai non basta mai a completare quello che possa essere la soddisfazione delle persone che conosci o di una situazione difficile, guardiamo quella dei migranti piuttosto che le vittime della guerra e così via, insomma vorresti fare molto di più di quello che ti riesci di fare. Beh, certamente, ecco, quello che manca in tutto questo nuovo rapporto è il senso del dovere. Prima quello che dava forza a tutto era un senso del dovere nei confronti del pubblico, nei confronti della storia della società, della responsabilità che avevo, cosa che adesso non ho più come responsabilità, quindi non devo più avere questo senso del dovere. Rimane il sentimento per una storia anche familiare abbastanza incisiva nei confronti della storia della società e quindi come tale il bello vedere crescere ancora la società, sperare che vada sempre meglio.